Sì, questo è un momento particolare per noi, per il Ruggi, ma la cosa che più, la più bella in assoluto è che Giffoni non è solo cinema, ma è un festival di grande umanità e loro sono i protagonisti e immediatamente la nostra richiesta hanno accettato. Quindi quello che mi fa diventare proprio, mi inorgoglisce è che cinema sì, ma un festival di grande umanità. Abbiamo iniziato quest'anno al Bambin Gesù con due eventi proprio eccezionali e chiudiamo con Banfi, che ha festeggiato con noi 80 anni, al Gianicolo, e chiudiamo qui al Ruggi con i braccialetti rossi. Beh, che dire, Aura è ancora, come dico, un adolescente perché ha 13 anni, ma è capricciosa e quindi ha voglia di crescere e ci riesce in modo perfetto. Sì, è successo che negli anni, durante questi 3 anni, siamo andati a visitare altri ospedali, abbiamo incontrato tanti ragazzi, tanti bambini e siamo rimasti molto sorpresi di come in realtà loro, cioè, ci abbiano accolti. E molti ragazzi in alcuni ospedali hanno creato il gruppo dei braccialetti rossi, i bambini, e quindi riuscivano a fare amicizia e sono riusciti a trovare un qualcosa grazie ai braccialetti per riuscire a lottare in modo diverso e a farsi un po' più forza, quindi questa è la cosa più bella per noi. Sì, io ho incontrato tantissime ragazze e ragazzi anche anoressici, perché io durante la prima serie il mio personaggio era una ragazza anoressica, e tantissime ragazze che mi abbracciavano in lacrime dicendo che sono riuscite a passare, a superare la malattia, mi raccontavano del loro problema, di quello che avevano trascorso e di come erano riuscite a venirne fuori grazie ai braccialetti, grazie al mio personaggio, grazie a Chris. E quindi io parlo in modo particolare dell'anoressia, tantissime lettere, tantissime email, e questa è veramente, poi soprattutto da attrice, è la cosa che sogno di più, no? Riuscire grazie al mio lavoro in qualche modo a cambiare, ad aiutare le persone, in questo caso ragazzi giovanissimi, bambini e anche adulti che hanno dovuto affrontare delle cose terribili nella loro vita.